Buongiorno, il naso rosso dal raffreddore e ci siamo, martedì 26, sono le 7 e la visita è a mezzogiorno, quindi facciamo colazione, portiamoci i cani e poi iniziamo ad andare con calma a Firenze e appena sono le cose vi faccio sapere, incrociate le dita. Allora, siamo arrivati all'ospedale e niente, può entrare un solo accompagnatore, quindi Marco ha deciso di andare lui perché ha paura che io mi senta male, che mi faccia prendere dal panico e quindi effettivamente ha ragione, quindi niente, è andato lui e ora io sono qui con l'ansia finché non saprò le cose, ho paura. Mi gira le scatole perché non posso stargli vicino nel momento in cui saprà le cose. Ovviamente spero che non ci sia niente da sapere. Sono portata la foto dei miei genitori in borsa. Era da qualche anno che avevo smesso di comunicare, diciamo, con loro perché avevo deciso di lasciarli andare perché comunque sentivo di essere cresciuta e di non aver più bisogno di loro e quindi che fosse giunto il momento di lasciarli andare. Spero che in realtà abbiano deciso di rimanere perché adesso ho molto bisogno di loro e li sto pregando perché mi aiutino a far andare bene tutto. E comunque ora sto qui e attendo e appena posso vi faccio sapere. Allora, rieccoci a casa innanzitutto, e questo già è un buon segno. E, praticamente, vabbè, a me le cose sono tutte state riferite, quindi non ho potuto esserci di persona, come sapete. Comunque, e, praticamente il medico ha detto questo, che deve fare altri esami sostanzialmente. Gli ha scritto un affetto PET all'encefalo, un RM al midollo completo, una visita ortopedica con ecografia ai tendini di Achillei e poi una nuova RM all'encefalo con mezzo di contrasto e spettroscopia. E ora questa FET-PET e le risonanze magnetiche sono per scongiurare che non ci sia appunto il tumore. E però si è sbilanciato dicendo che secondo lui avranno esito negativo queste cose e quindi penso che se un medico dice una cosa del genere è abbastanza sicuro che veramente risultino negative queste cose, però per scrupolo, per essere sicuri al 100% comunque fare tutti questi esami. E ha comunque una lesione del talamo, e che però non può essere la causa del problema. Però questa lesione va comunque poi tenuta sotto controllo per vedere che rimanga, diciamo, stabile, non lo so. Quindi dalla risonanza magnetica che abbiamo già fatto e che lui ha visto non risulta comunque quello che si sospettava. Però appunto comunque ha suggerito di fare questi esami per esserne certi al 100%. E poi appunto ha suggerito anche una visita ortopedica perché il problema potrebbe essere causato da delle problematiche a carico del tendine di Achille, il che sarebbe fantastico se fosse quello il problema. Quindi, ovviamente, finché non avremo fatto tutte queste cose, avrò la certezza al 100% che non sia quello, un pochettino di ansia ce l'avrò sempre, però vi posso assicurare che non ho più quel peso qui che ho avuto in tutti questi giorni. Cioè, mi si è proprio tolto. Mi sento molto più tranquilla.
Avrei tanto voluto esserci per sentirmi dire io queste cose, per valutare le sensazioni, no? Che ti trasmette. Però, insomma, Marco, anche Francesco ha detto che appunto lui ha detto che secondo lui saranno negativi questi esami. Quindi penso che un medico non si sbilanci a dire una cosa del genere se non la pensa veramente. E quindi sono molto molto contenta. Ora incrociamo le dita, speriamo che tutti gli esami vadano bene. Spero di farli tutti il prima possibile. E ora però Francesco sa tutto, quindi infatti lo sapevo perché lo conosco e avrebbe preferito sapere le cose subito. Però io ho avuto un momento in cui volevo dirglielo perché mi piace essere sincera con lui. Però poi, insomma, confrontandomi, eccetera, alla fine abbiamo deciso di aspettare e non dirgli niente fino alla fine. Comunque Francesco è tranquillo e non è preoccupato e quindi va bene, sono contenta. Ho fatto questo video giusto appunto per aggiornarvi su questa cosa perché so che sicuramente stavate in pensiero e continuate però a mandarmi i pensieri positivi, energia positiva finché non sarà completamente del tutto risolto questa cosa. E niente, tornando a casa ci siamo fermati da Ikea, ho preso dei tappeti e la lampada da mettere lì nell'angolo per compensare un po' la luce che manca in questa stanza e poi ve li farò vedere in un prossimo video. Quindi niente, vi ringrazio veramente tantissimo di essermi state vicine, di esservi preoccupate, mi avete scritto da tutte le parti, ovunque, per sapere le cose e vi ringrazio veramente tanto della vostra vicinanza. Vorrei abbracciarvi tutte una ad una per ringraziarvi. E niente, ci vediamo al prossimo video.